Sembra che l'intero Pokédex di Pokémon che torneranno in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sia stato cliccato per intero da una ricostruzione partita da Pearl Enthusiast. Ovviamente questa ricostruzione è stata possibile grazie al leak di Q. Quindi tutto è partito ovviamente da Q, che sembra avesse tutto il Pokédex già pronto. Probabilmente nel suo team c'è qualcuno che lavora ai giochi, se poi è veramente un team non si sa, quindi hanno i nomi. Nel leak di Q si leggevano ovviamente i numeri, non tutti, ma partendo da quei numeri si è ricostruito tutto quanto il Pokédex di Pokémon che tornano. Andiamole a vedere, e so già che alcuni storceranno il naso, ma c'è una spiegazione a tutto. E so già che l'occhio casca subito su Charizard, ovviamente non poteva mancare lo zardone nazionale. Ma perché c'è Charizard in ogni singolo gioco? Perché devono vendere più carte possibili. E voi direte, ma a noi che ce ne frega delle carte? Amici miei, a The Pokémon Company frega, perché c'è chi spende migliaia di dollari e euro sulle carte. Quindi è ovvio che le vendano, non possono fare altrimenti. Però ovviamente tornano anche altri starters, non tutti. Come ad esempio quelli di quinta gen. Torna solo Samurott. Vabbè sì, anche Oshawott e Dewott, però gli altri no. Tornano anche i tre starter di Kalos, ma solo Decidua e di Alola. E basta, gli altri ci fanno schifo. Q ad ogni modo ha detto che alcuni slot sono sbagliati. Quelli giusti sono quelli dove appunto era possibile vedere il numero del Dex e quindi metterli a 100%. Alcuni erano solo colorati, quindi è stato più difficile ragionarci sopra. Però è una ricostruzione assolutamente fantastica. Vi lascio ovviamente in descrizione il link al Twitter di Pearl Enthusiast, quindi andate a dargli un'occhiata. Ha fatto un lavoraccio assurdo, ha detto che ci ha messo 8 ore, ma wow, è fenomenale. Non credevo sarebbero riusciti da solo dei colori a ricreare tutto quanto il, o quasi tutto quanto il Pokédex, anche perché non è assolutamente facile capire quale colore va a quale Pokémon, perché ovviamente se tu dici c'è solo un Pokémon elettro in tutto il gioco è chiaro che è per forza quello. Ma Pearl Enthusiast stesso ha affermato che mancano alcuni Pokémon che sono già confermati ritornare, ad esempio Sarandit e Salazzle tornano ma qui non ci sono, quindi alcuni Pokémon mancano proprio di partenza, altri sono sbagliati, ma verosimilmente questo è il Pokédex di Pokémon che ritornano. Siete contenti? Non siete contenti? Charizard c'è, quindi ve lo tenete perché le carte devono vendere. A chi è la colpa di Game Freak? No! No, la colpa è a The Pokémon Company, sempre da loro parte tutto. In descrizione, oltre ai vari link utili, trovate anche l'utilissimo link al Twitter di Pearl Enthusiast per potervi vedere l'immagine in tutta quanto il suo splendore. Se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi, ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!